TikTok Day al Mar di Ravenna, dove gli studenti del liceo artistico Nervi Severini e dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna sono stati coinvolti all'interno di un progetto pilota per raccontare il principale museo della città sui social network molto popolare tra i giovani. Il Mar, infatti, è pronto ad inaugurare il proprio canale TikTok ed ha deciso di coinvolgere gli studenti nella nuova strategia di comunicazione. L'idea nasce all'interno del programma della Biennale del Mosaico, da una collaborazione fra il museo, il Comune di Ravenna e lo studio Creative House. Martedì 29 e mercoledì 30 novembre, quindi, gli studenti saranno impegnati a realizzare contenuti culturali per TikTok e nel frattempo impareranno ad utilizzare meglio il social network. I musei, sapete, sono luoghi che normalmente vengono visti, no, come luoghi chiusi, dove comunque la cultura viene custodita in modo quasi sacramentale. Invece per noi un museo è qualcosa, è una realtà aperta, un luogo di incontro come è oggi. Un luogo di incontro e dove si creano delle relazioni, no? E oggi avete l'opportunità di essere, di entrare nelle dinamiche del nostro museo, di essere voi in qualche modo gli ambasciatori di questo museo, di contribuire a comunicare il museo come spazio appunto di incontro, come luogo in cui le persone si confrontano e scoprono quella che è un po' anche l'identità di un territorio, di uno spazio, di una città, no? Perché il museo comunque conserva la memoria e la proietta nel futuro, cioè dà un'identità anche che ci fa scoprire la nostra identità. I musei sono luoghi, sono spazi che possono fare molteplici attività e possono caratterizzarsi a seconda anche di quello che custodiscono. Ci sono musei molto importanti che hanno collezioni fantastiche, che sono pieni di turisti tutto l'anno, penso al Louvre per il più facile di tutti. Ci sono altri musei che hanno la possibilità di fare mostra temporanea molto importante, quindi concentrano una grande parte della loro attività nella promozione, nella costruzione di grandi eventi espositivi che per alcuni mesi riempiono il museo. Ci sono altri musei come il nostro che credo possono permettersi, magari a un livello non così forte, di provare a tenere insieme tutte le cose, ma soprattutto nell'idea di consegnare alla città e a tutti i suoi visitatori e le sue visitatrici l'opportunità di frequentare continuamente, avere tante occasioni per frequentare il museo. Noi durante questo autunno abbiamo provato a praticare che cosa può voler dire questa idea. E allora noi, sfruttando l'opportunità del Biennale, abbiamo concentrato in questo luogo eventi espositivi. Tra poco apriremo una nuova sezione del museo dedicata al mosaico contemporaneo, anzi la riapriremo, ma nel frattempo abbiamo provato a portare qui anche eventi musicali in collaborazione con festival, abbiamo portato il teatro, abbiamo fatto presentazioni di libri, abbiamo dato questo spazio a ragazze e ragazze per presentare le proprie attività. A questo punto ci sembrava assolutamente naturale e non più rimandabile l'idea di coinvolgere i ragazzi e ragazze anche nelle strategie comunicative di questo museo. Da un lato credo sarà un'opportunità per voi per conoscere meglio non solo il museo e quello che c'è dentro il museo, ma anche come funziona un museo. E dall'altra parte, questo, diciamo così, aggiungo carne al fuoco, forse questo non so se ve l'avevano detto, ma non ti metto, adesso lo dico. Attraverso questo percorso che farete qui, a noi interesserebbe molto anche avere dei suggerimenti da parte vostra su come vi immaginate un museo e cosa vi aspettate dal museo della città.